La carica del Biondi per tornare a correre e inseguire la salvezza. Dopo due sconfitte consecutive, la Virtus Lanciano deve muovere nuovamente la classifica. La prestazione di Crotone è stata confortante e ha fatto capire che il rovescio casalingo col Perugia è stato un incidente di percorso. Ora però serve il conforto del campo, ma nel derby tra Virtus, domani al Biondi infatti arriva Lentella, la squadra frentana si troverà di fronte a un osso molto duro. L'11 di Alfredo Aglietti è una delle più belle sorprese del campionato ed è in piena lotta per la zona playoff, a lungo inseguita fino ad entrarci per qualche giornata. Ora Lentella è la prima esclusa, ma i playoff sono lì ad un punto e restano il grande obiettivo dei Liguri. Lentella ha rallentato pareggiando le ultime 4 partite, ma non perde da ben 9 turni e in generale nel ritorno ha perso appena 2 volte. Statistiche che rendono evidente quanto duro sia il match del Biondi. Aglietti dovrà rinunciare a 2 squalificati, il giovane terzino sinistro Keita e l'esperto centrocampista Troiano. Il primo sarà sostituito da Sini, il secondo probabilmente da Volpe nel 4-3-1-2 dell'Entella. L'uomo copertina è Francesco Caputo, l'ex barese con 16 gol e il secondo cannoniere della Serie B. Primo Maragliulo dal suo canto può sorridere per il recupero di Federico Di Francesco, uno dei giocatori chiave della rimonta rossonera. Nelle ultime 2 gare il figlio di Eusebio non ha giocato e la sua assenza si è sentita. A lui il compito di dare imprevedibilità alla manovra frentana. Per un Di Francesco che rientra, un Bastola che mancherà per squalifica. Per il resto Maragliulo dovrebbe confermare tutti gli altri: Aquilanti, Amenta, Regione, Di Matteo davanti a Cragno, Bacinovic, Rocca e Vitale in mezzo, Ferrari e Marilungo in avanti. I 3 punti sarebbero fondamentali per ridare forza alla classifica e spazzare via l'incubo di eventuali nuove penalizzazioni. Direzione di gara affidata a Riccardo Pinzani della sezione di Empoli.